Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati sul mio canale con un nuovo episodio dello Sniping in Live. Siamo su Carrier e useremo il ballista, giusto per mimetizzarci nelle acque della nostra località segreta. Cioè sì, il ballista è come metica acqua, me l'ero dimenticato. E nulla, come già detto siamo su Carrier. Proverò a fare uno Sniping in Live come quelli che ho fatto nelle ultime volte, che vedo vi stanno piacendo molto. E vi ringrazio di ciò, perché comunque quando vedo che una serie vi piace e viene supportata molto, sono ancora più incentivato a farla, perché comunque so che lo faccio per voi. Ovviamente tutti i video che faccio io li faccio per voi, perché cioè il mio canale, tra virgolette, siete voi, perché boh, basta farsi discorsi filosofici, cioè li fanno tutti e non c'ho voglia sinceramente oggi di mettermi qua a raccontarvi, voglio giocare e basta. E comunque grazie, ecco. E basta, non so cosa dire, però forse è meglio concentrarsi. Ho fatto tipo 8 salti e poi arriva EduZ Warrior con il suo infallibile LSAT. Ragazzi, io penso che COD Black Ops 2 senza LSAT sarebbe 80 volte meglio. Quante volte avete spaccato joystick o spento la play perché c'era quello con l'LSAT a fondo mappa ad aspettarvi? È un'arma che mette così fastidio. Sì, stai fermo a spararmi, guarda, non ti ammazzo. Stai lì, tranquillo. Da dietro, però vabbè. Perfetto, dai. Con calma, ragazzi, che si può migliorare piano dopo, passo dopo passo. Appena iniziato a registrare, c'è tutta la partita davanti. Abbiamo iniziato non malissimo, quindi vedo un bagliore di luce in questo video. Non c'è nessuno. Oddio. Ok. Oddio mio. Non so. Ma da dove salta fuori? Ma questo qua è tipo, sapete, non so come spiegarlo, quelle cose che sbucano dal terreno tipo l'humus. Cioè lui non c'è e poi t'ammazza da dietro. Cioè, ma mai che lo incontri da davanti? No, eh, è solo da dietro. Adesso correrò in mezzo qua. Eccolo qua il nostro humus. Cioè, guardalo, guardalo. Guardalo l'humus, eccolo qua. Che mi viene da ridere quando sparo ste stronzate, raga, scusate. Ma sto... Dai, non ce la faccio. È che... boh. Ma sì, va... Se rido non riesco a sparare, porca puttana. È che mi faccio ridere da solo. Ok, con calma, ragazzi. Ma la smette di muoversi. Calma, calma. Guarda, ecco perché non si vedeva. Lancia il fumogeno. Lancia il fumogeno e ci corre in mezzo. Cazzo, raga. Siamo nei più grandi stabilimenti della CIA qua. C'è gente che gioca a COD addirittura con una tattica di gioco per raggiungere... Vabbè, oh. Cioè, avevo iniziato bene. Ho capito, i miei video non devono essere divertenti. Perché se inizio a voler far ridere voi, rido anch'io e non riesco più a giocare. Beh, con calma. Come ho già detto prima, con calma. Abbiamo 14-5. Ah, quello lì è l'humus, là, quello di prima, sì. Morto. Ok, dai, raga, ormai abbiamo capito come gioca il nostro amico e non ci fa più paura. Dopo magari gli scrivo anche un messaggio, hey humus, magari mi risponde. Eccolo. Lo si riconosce, lo si vede, guardalo come si nasconde. Cerca di mettersi nel suo habitat naturale, vuole tornare a casa, l'ho ucciso, però mi hanno ucciso da dietro. Questo video si chiamerà humus, no, non è vero. Sto scherzando, vedremo poi come chiamarlo. Magari senza morire 8000 volte. Ok, raga, adesso basta sparare stronzate. Voglio giocare un po' meglio, che sto facendo 17-7 e mi sto realmente incazzando adesso. Che prima la metto sul ridere, però dopo un po' mi girano i coglioni. E va a finire che prendo lo SCAR e non ho voglia di tirar fuori lo SCAR. Mi è capitato in mano, ragazzi. Non ho fatto apposta. Ok, ragazzi, come avete potuto vedere, non sono stato io a prendere lo SCAR, è stato lo SCAR a venire da me, però sono morto, quindi non posso più utilizzarlo. 28, l'ultima volta che feci 28, boh, penso fosse la partita prima, però vabbè. Ma muori! Ma questi qua sono dappertutto, ragazzi, non è solo humus, anche gli altri. Sembra di essere in una piantagione, cioè spuntano come funghi. Ok. Quello lì mi ha realmente spaventato, ma proprio paura morale, non solo paura fisica. Qua c'era uno dentro. Oddio! Che culo, che culo! Come ho fatto a ucciderlo? Non volevo, ho detto, beh, spariamoli dentro a casa che magari c'è humus. Basta con sto humus!
Oh, quello lì comunque era Humus. Nascondiamoci qua. Oh, guardali tutti lì, guardali tutti lì ammucchiati. Uno, due, due. Perfetto. Oh, anche l'elicottero. Adesso lo tiro e mi ammazza da dietro. Eccolo. Beh, ti pare che non sbuca Humus? Da qua. Ma davvero, cioè, raga, io lo dico scherzando, la metto sul ridere. Però davvero lui sbuca dal nulla e non c'è e sbuca e viene a rompere i coglioni. Cioè, un conto è scherzare, un conto è che lui lo fa veramente. Quindi, ragazzi, cioè, qua c'è da preoccuparsi. Sì, vabbè, raga. Vedete, quando inizio a sparare cazzate, inizio... Guardalo! Cioè, io l'avevo appena ucciso lì, era già di nuovo lì. Poi è sempre sdraiato. Cioè, boh, raga, io inizio ad avere paura davvero. Comunque, tutto sommato, stiamo arrivando anche alle 40 kills, quindi Humus o non Humus, non è proprio una partita malvagia. Ok, tiriamo lo stealth. Cioè, oh, arriva. Cioè, vabbè. Anche 46-9. Ragazzi, tipo, sparando minchiate in una quantità industriale, dicendo le peggio cose, ho fatto 46-9, che penso sia una partita davvero molto guardabile, perché 46 kills non è affatto male. E penso che se ci fossero state ancora un po' di cose, ero in una posizione davvero molto buona, sarei riuscito anche ad arrivare sulle 55 se avessi avuto un po' più di tempo, perché comunque ero messo in una posizione dove avrei potuto fare una bella serie. Comunque aspettate, ragazzi, prima che finisca il video, devo farlo, non posso non farlo, era Alan TPD, e gli scriviamo, My Humus. Il mio amico Humus, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia strappato una risata o che magari anche la partita in qualche modo vi sia piaciuta, perché non era proprio la più brutta del mondo. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento se così è stato. Passare dei link che trovate qua sotto in descrizione e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Per oggi da Mirino è tutto e bella!